I temi sono quelli dell'interconnessione della nostra regione. La presentazione della nuova giunta è stata anche l'occasione per fare un bilancio sulle azioni di governo e sulle sfide future. Acquaroli ha citato, tra le altre cose, la costituzione sia dell'Agenzia regionale per il turismo e l'internazionalizzazione, sia della SVEM, la società di sviluppo della regione. Poi il salvataggio dell'Interporto, la riorganizzazione dell'ASSAM, l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare, oltre agli interventi per gli ospedali di Pesaro e Macerata e il lavoro per individuare l'area per il nuovo nosocomio di San Benedetto del Tronto. Inoltre, per il governatore, sono necessarie altre 3 leggi per lo sviluppo dell'intero territorio marchigiano. 3 leggi attese da tantissimo tempo. Dopo la riforma delle aziende sanitarie arriverà il nuovo piano sociosanitario, che sarà fatto alla luce degli studi di approfondimento sul fabbisogno e che ci potranno permettere una riorganizzazione, una riprogrammazione che possa essere più equilibrata, che sarà attenta a limitare la mobilità passiva e soprattutto a recuperare risorse per poter distribuire. Chiaramente questo avviene in un quadro dove l'emergenza sanitaria, soprattutto per la carenza dei medici, è un'emergenza elevatissima a livello nazionale. Noi stiamo lavorando con le borse sia per i medici specializzanti ospedalieri sia per i medici di medicina generale, ma la mancata programmazione porta a un deficit che oggi vediamo che è un deficit molto pesante. I risultati che vedremo rispetto a quelle che sono le borse che noi abbiamo messo in campo per i medici di medicina generale potranno essere tangibili entro i prossimi 12-24 mesi, per i medici ospedalieri dovremmo aspettare di più. Certo è, aggiunto il Presidente, che la riorganizzazione e la creazione di diversi strumenti e strutture potranno portare ad un nuovo approccio rispetto agli accessi ai servizi sanitari. Le altre leggi fondamentali invece riguardano il piano delle infrastrutture e la legge urbanistica, l'ultima fu varata nel 1990. E quindi a 30 anni di distanza, con tutto lo sviluppo che si è visto, si è resa non solo necessaria, indispensabile per consentire al nostro territorio uno sviluppo che sia in linea con gli standard attuali. Invece, tornando a parlare dell'alluvione, diceva che pesava molto anche la burocrazia. Pesa molto la burocrazia, pesa anche un approccio che è quello che a normativa vigente prevede prima la ricognizione del danno dei privati e del pubblico prima di procedere a tutte le altre fasi, sia quella della ricostruzione sia quella del ristoro dei danni. È una burocrazia e delle procedure che sono assolutamente indispensabili e stiamo cercando di sostenere i territori, i sindaci e tutti i soggetti interessati colpiti dall'alluvione, ma contiamo nelle prossime settimane di poter dare una linea guida precisa rispetto a quelli che sono gli obiettivi che spero potranno essere raggiunti nel più breve tempo possibile, sia nel ripristino di tutte le infrastrutture, nel miglioramento delle infrastrutture, ma anche nella messa in sicurezza del territorio.